Detenuti del carcere di Sulmona a Tori per il sommo poeta Ovidio. Una rappresentazione teatrale è stata messa in scena oggi proprio nel penitenziario Peligno in occasione del bimillenario ovidiano, frutto di un laboratorio attivato con allievi detenuti che attraverso questa esperienza hanno scoperto le metamorfosi di Ovidio con i suoi miti più famosi e interessanti. Un viaggio nell'opera ovidiana nel quale gli allievi sono stati guidati dal TSA dell'Aquila con l'attore e regista Pietro Beccattini, che hanno dato concretezza a un progetto nato su iniziativa del capo area trattamentale Fiorella Ranalli nell'ambito delle attività educative, divenendo realtà anche per la preziosa collaborazione del CPA dell'Aquila. L'occasione del laboratorio teatrale è stata assai apprezzata dagli allievi detenuti appassionati da questa esperienza, che ha aperto loro nuovi orizzonti culturali, come sottolineato anche dal direttore del penitenziario Sergio Romice. Lo spettacolo ha avuto le coreografie dell'Associazione Sulmonese Music and Dance.